Il governo Letta si dà alla macchia. Il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato lo aveva promesso già lunedì scorso: entro venerdì faremo un decreto ad hoc sul caso Riva Acciaio. La norma prevede che quando avviene un sequestro deve essere tutelata l'attività produttiva. Detto e fatto, anzi no, arriva venerdì, i ministri si riuniscono a Palazzo Chigi, si parla di altro ma non della paralisi che riguarda decine di fabbriche e il destino di migliaia di lavoratori. Motivo? Boh, mistero della fede. E di fede bisogna averne, e tanta, soprattutto in questo periodo. Le proteste infatti si moltiplicano in tutto il paese, la gente vuole risposte e questa mattina a Parma il ministro Flavio Zanonato annuncia: questo pomeriggio a Roma approveremo in Consiglio dei Ministri il tanto agoniato decreto ad hoc. Esce pure un'agenzia ASCA, convocato per oggi alle 15 il Consiglio dei Ministri per discutere della situazione dell'Ilva e del gruppo Riva. E quanto si apprende da fonti di governo. Conferma anche l'ANSA e lo stesso Zanonato ritwitta: ma quando sono le 18.30 ancora non c'è stata nessuna riunione a Palazzo Chigi, non c'è stata nessuna convocazione e dall'ufficio stampa della sede del governo non hanno alcuna notizia di ipotetiche riunioni dei ministri. E quindi dove sono tutti? Mistero. Zanonato però è al Quirinale, con i bambini per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Lo scrive lui stesso su Twitter. Contento lui?